Siamo con il presidente dell'Ocri, l'avvocato Mollica. Presidente, 40 punti raggiunti già alla 21ª giornata. Non le chiedo se è contento, le chiedo invece quanto orgoglio c'è nell'essere il presidente di uno dei Locri più belli che si possono ricordare. Buon pomeriggio a tutti voi. Sì, sicuramente è grande motivo d'orgoglio questa qui, i 40 punti raggiunti dopo 21 giornate, una salvezza ormai acquisita, e andiamo avanti per la nostra strada e nel percorrerla per come stiamo facendo. Sicuramente veramente è un motivo d'orgoglio rappresentare, ecco, essere al timone di questa squadra, di questi ragazzi che veramente ogni domenica danno tutto in campo e meritatamente sono al secondo posto. Io prima all'avvocato Giampaolo, al presidente del San Luca, ho detto di solito il San Luca ci abitua ad avere tanta fama, un approccio aggressivo nelle partite. Oggi Locri ha recitato perfettamente la parte che doveva recitare, segno che c'è proprio minuziosità in tutto quello che si fa. Sì, lo staff è veramente minuzioso dal lunedì alla domenica e poi dalla domenica all'altra domenica. Studia nei minimi particolari. Oggi hanno fatto i ragazzi, ma su input del mister, del preparatore e di Piero Martelli hanno approcciato la partita in modo esatto, in modo perfetto. Hanno messo quella grinta, come ha detto lei, hanno messo la grinta che di solito la squadra di San Luca regala ai propri spettatori. E questa volta oggi veramente la partita l'abbiamo condotta noi, e ci siamo portati, siamo stati, non dico fortunati, perché comunque la fortuna una se la crea, e abbiamo raggiunto subito 1-2, dopo un quarto d'ora eravamo 2-0, quindi la partita era assolutamente in discesa, e poi l'espulsione sicuramente ha facilitato questa cosa, però poi durante tutta la partita non c'è stata storia dal punto di vista né del gioco, nelle azioni. Ecco, lei ad inizio anno disse cerchiamo di salvarci divertendoci, fino adesso così è stato, deve continuare il divertimento, ora è giusto mettere nel mirino il playoff, anche come segnale verso la città che timidamente si sta iniziando a riavvicinare alla squadra. Certamente, l'obiettivo iniziale per una matricola come il Locri, che era ritornata dopo diversi anni, è ritornata in Serie D, il primo obiettivo era quello della salvezza, raggiungerla il primo possibile. Noi dentro di noi, guardandoci allo specchio, sapevamo benissimo delle nostre capacità, perché comunque la squadra era stata costruita, per meglio dire, è stato mantenuto lo zoccolo duro, erano state fatte delle aggiunte solo in alcuni determinati reparti. Quindi sapevamo benissimo che avevamo a disposizione un gruppo solido e consolidato, e i risultati li porta il gruppo solido e consolidato. I disfattismi non portano mai a nulla. Quindi effettivamente ormai diciamo che consolidiamo questo secondo posto. Continuiamo per la nostra strada e divertendoci, perché comunque vedendo il Locri giocare veramente esprime un gioco divertente, e gli spettatori si divertono nell'ammirare, ecco, le trame di gioco. Grazie Presidente. Grazie a voi.